Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Riprendiamo con Uncharted 4 proprio nel punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata. E c'è un Nate che sta maneggiando scartoffie d'ufficio. Non siamo ancora aperti. Siamo chiusi. Andiamo. Va bene, arrivo. Palle. Sì? Posso aiutarla? Sì, io sto cercando il mio fratellino. È alto più o meno come lei, un po' più magro, con molti meno capelli grigi. Wow. Sam? È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam! Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come... Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... Beh, dottori... Mi hanno ricucito e... sbattuto di nuovo in cella. Sì, ma... Io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento... confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco. Certo, ragazzi, 15 anni in cella. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato a prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Anzi, ragazzi, che ha reagito fin troppo bene. Ecco, ehi, adesso. Sei ancora fra noi? Sì. Adesso ci abbandona. Mi serve aria. Cavolo, ragazzi, pensate che botta. Ha sempre pensato che per tutto questo tempo il suo fratellone, anzi. Non vorrei svenirmi in braccio, spero. Potrei. Non è una cosa da poco, no? Ma tu, come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, ok, calmati, ok? Siediti. Parlami di te, dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appeso a un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... Quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Iniziare dalla parte migliore. Ho trovato il dorato. Ho esplorato Shambhala. Ho scoperto l'Iram dei pilastri. Io direi, ragazzi, la parte migliore sarebbe lo Shambhala. Ma noi iniziamo dall'inizio. Dove tutto è iniziato. Ricordi la nostra teoria che Sir Francis Drake finse la sua morte? Sì, okay. Ma... Era vero. Ho trovato la bara. Al largo di Panama? Sì, sì. Ok, stai a sentire. Faccio per aprirla, sì. E non c'è il corpo. Ma sul fondo... c'è il suo vecchio diario. Mi prendi per il culo. E partono le storie. Parte la nostalgia. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi. A malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gingillo l'ho portato a casa ogni tanto. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh già, l'anello, sono sposato. Ah già, è che vero. Scemo Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare. Così potrò dirle tutto di te. Merda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... Era in cella con me l'ultimo anno.
Per questo sono riuscito a uscire. Aia ragazzi, si prospetta una storia cupa. Intanto siamo tornati con un flashback ai tempi in cui Sam era in carcere. Vediamo un po'. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. E cuce. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo, eh? Senza offesa, eh? Teniamo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori, l'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarei stufo di sentir parlare. Oh no. La storia di Henry Avery e dei suoi 400 milioni in oro e gioielli. È la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sácame de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿sei pronto per il tuo destino? Sí. Vámonos. Ok, ragazzi. Hector Alcázar. Están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. Fantastico, non sono d'accordo con tutti questi prigionieri che stiamo lasciando indietro. Tu hai iniziato a progettare tutto. Quando ho messo piede in questo posto. Samuel, datti una mossa, dobbiamo fare in fretta. Porca vacca. Che miseria. Più o meno, dai. Abbiamo pensato la stessa cosa. Ragazzi, stiamo fuggendo, stiamo scappando. Hector Alcázar, il boss della droga. Pedazzo di mierda. Occupati della puerta. Nunca saldrás de aquí. Silenzio. Oh, questo è ma... No, questo questi è cattivo, uomini ragazzi. Sono sadici. Stiamo facendo un favore al mondo. Ma... Tieni. Ma questo... Ti servirà. Ok, dai, prendiamo una pistola, ragazzi. Ci potrebbe servire. Oh, caspiterina. Tu ti ricordi come si usa? Mi tornerà in mente. Abran todas las puertas. Hector. Se lo fai, scoppierà una cazzo di rivolta. Esatto. Paganlo. Stai vicino, Sam. Ecco perché Samuel diceva che c'era un problema con Hector Alcázar. Forse siamo incontrati con lui perché siamo usciti di prigione. Porca guacca, ragazzi, come mi sparano poi? Sono armati fino ai denti. Aiuta! Aiuta, aiuta! Perché t'aiuta? Oh, headshot, bitches! Ok. Ragazzi, ho un sacco di cose da dirvi, ma siamo sempre nel pieno dell'azione. Una follia! Dobbiamo ferragliarci! Guarda qua ragazzi, siamo in pieno di una rivolta in una prigione a Panama. Cioè, penso che qualcosa di più pericoloso non ci potrebbe essere. Comunque, stiamo rivivendo il motivo, comunque il modo in cui Sam è riuscito a scappare dopo ben 15 anni di prigionia. No, quello non è morto, gli ho sparato in testa, vabbè. Ragazzi, lo avevamo lasciato morto in questa prigione 15 anni fa. In questi 15 anni Nate ha vissuto tutte le sue avventure, avete visto, gliele abbiamo raccontate. Ma... cioè lui si è perso tutto, guarda quelli in mezzo alle sparatorie continuano a picchiare i detenuti, no, i prigionieri. No, che cazzo dico, le guardie. Guarda qua, ormai è una carneficina, guardie. Sta funzionando, vedi? Lo vedo.
prigionieri tutti a terra. E qua ci freghiamo un'arma. E adesso? Estamos en posición. ¿Están listos? Sì. Busquen donde cubrirse. Loro parlano in spagnolo, ragazzi. Io per quanto... Samuel, nasconditi dietro qualcosa. Sì, tipo dietro cosa? Questo. Perché? Fallo e basta. Ah! Ah! Porca troia! Non mi devi fare paura. Sì. Sì, sta bene. Vai. Un po' meno le mie orecchie, ragazzi, ma va bene. Dai, la scamionetta se stai in cammino, este gringo. Non so che dicono, ma lo dicono in spagnolo. Il mio spagnolo base non è smui. Non è studiato. Oh. Bam, bravo Alcaraz. Alcatraz. Alcazar. Hector Alcazar. Tira piedi, vai. Ritira dei piedi. Guarda, guarda. Ragazzi, ho preso un. Sto fucile non vale un cavolo. Seguiamolo, ragazzi, io lo seguirei anche in capo al mondo. L'importante è che ci porta via da qui. Ci siamo stati rinchiusi per 15 anni per un qualcosa che onestamente non abbiamo fatto. Cioè, sì, teoricamente abbiamo corrotto una guardia e siamo complici di un omicidio, però non siamo stati noi. Ci siamo persi tutto, ragazzi. Cioè, immaginate stare 15 anni qui dentro. Vabbè, ma adesso facciamoli fuori, ci siamo persi praticamente il mondo. Voi pensate quanto cambia il mondo nell'arco di 15 anni? È veramente qualcosa d'assurdo. L'unica cosa che non è cambiato probabilmente è il taglio di capelli di Sam. Sempre lo stesso. Poi vedete, ragazzi, tornando a una cosa che mi è piaciuta mentre parlavano Sam e Nate. Cioè, gli ha chiesto di raccontargli di nuovo le sue storie, no? L'aria sta assicurata. Okay, abbiamo fatto bene. Samuel, al riparo. Vai, mettiamoci al riparo, ragazzi. Stavolta non mi freghi, farai saltare Samuel, le cose. Tra un minuto saremo liberi o morti. Te la senti? Non sparano. Eccoli! Arrivano i loro. Spariamo da fuori le mura. Tra l'altro non ho ancora controllato i trofei, ragazzi. Spesso mi metto a fare quelle attività che ho capito, okay. Anche se penso che in questo poltrone non mi darò molto alla ricerca sfrenata dei, che so, dei tesori o qualcosa, qualche collezionabile. Quello lo faccio solitamente nelle seconde run. Comunque ragazzi, sapevamo che come dicevo, guardando quello che è stata la reazione di Nate al ritorno di Sam. Dai, esplodi. Non esplode. Oh. Ah! Ah, già, aspettato che mi avvicinassi, io. Vabbè. Però, ragazzi, sapevamo già come vi ho detto che sarebbe tornato il buon Sam. Anche perché l'incipit del gioco ci ha visti su una nave a scappare da non so chi, da qualche cacciatore di tesori, verso un'isola. Quindi, ovviamente, insomma, riusciremo a trovare un qualcosa. Però vabbè, non ci pensiamo perché non mi voglio precludere niente. Dobbiamo vivere la nostra avventura. Ma come faremo a scappare da questa cosa, ragazzi? Siamo veramente in pericolo. C'è una torretta lì su, è imbattibile. Guarda il camino. Tutto, ragazzi, guardate che effetti. Vai Alcazar, aiutami! Poi Alcazar fa tanto nome di tipo quei bazar, quelli. Oh! Oh mio Dio! Boom! Hai visto? Ho visto, sì. Cioè, mi chiedono se tu c'hai tutti questi tirapiedi, tutti questi soldi, sei il boss della droga. Perché stavi in carcere? Cioè, se sai, ragazzi, che i boss non vanno in carcere. Ok, capitano, mio capitano, ti seguirò ovunque. Cioè, ragazzi, è l'occasione di una vita. What the fuck? Ah, ecco perché c'è questo col lanciarazzi. Ma che domanda, zio! Fuggire, ragazzi, è il nostro ABC. Ecco le scamionetas. Mamma mia, ragazzi, siamo riusciti in un'impresa. Siamo usciti da una cacchio di prigione a Panama.
Cioè, tipo che senti lì, ciao ciao. Agua. Agua. Tieni, Samuel, bevi. Oh, no, no, sto bene. Non sono mai stato meglio. Prendi, sei disidratato. Forza, bevi. Grazie. Allora, che vuol fare Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Claro. Magari trovare una bella donna che mi scaldi. Eh beh, dopo 15 anni. Cercherò mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì, certo. Quindi, quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Avery? Non lo so. Tornato negli Stati Uniti riprendo le ricerche. Quanto? È difficile dirlo prima di cominciare. Hai detto di sapere dov'è? Sì, certo, ok, ma senti, non è che Avery abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X, ma ho degli ottimi indizi. Aia, ragazzi. Ok. E ascolta. No, aspetta. Aspetta un attimo. Ehi, fermo! Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sei qui. Posso trovarlo, ok? Mi serve assurdo del tempo. Dammi un cuscino. Vedi, il problema è che si stanno insinuando dei dubbi nella mia cabeza. Hector, ascoltami. Io lo troverò. Lo giuro. Quanto? 6 mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi è impossibile. 3 mesi. Metà del tesoro. Puoi farcela? Dillo. 3 mesi. Metà tesoro. Bueno. Se scappi, se provi a nascondere il tesoro, o se fai qualcosa di stupido come avvisare le autorità, lo scoprirò. Quando meno te lo aspetti, ti troverò. E a quel punto, non sarò così clemente da ucciderti. Adesso capisco, ragazzi, perché ha detto che siamo in pericolo. Cazzarola. Forse era meglio rimanere in prigione, non lo so. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina è a 10 chilometri in quella direzione, verso l'alba. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Senti, una volta trovato, che faccio? Tranquillo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Buona suerte, Samuel. Buona suerte. Vabbè, ma questo è quello che succede quando parli di un tesoro da 400 milioni di dollari. Quindi, Alcazar mi ha tirato fuori e... ed eccoci qui. Cazzo. Brutta storia. No, basta riprendere la pista che avevamo. Aspetta, pista? Non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di Sant'Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. Quell'idiota ormai scava da anni, non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È solo la croce di Sant'Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Oh merda, questa è intatta. Avery ne realizzò più di una. E quindi ciò che mancava da quella di Panama... molto probabilmente sarà dentro questa. Beh, d'accordo. Ma dove si trova? Oh, questo
Magnifico articolo. Sarà messo all'asta tra 3 giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, non serve necessariamente un invito per quello. Ok. E i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare 2 volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Oh, no. No, Sam, giuro, no, non posso, ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata a gestire situazioni così. Tipo chi? Non saprei, tipo... chiunque, Charlie Cutter? No. Sì, lui è il numero uno no, per questi lavori. Assolutamente no, non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam, ci sarà un altro modo. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcazar. Nate, che farai? Cederai al richiamo dell'avventura a tuo fratello o resterai fedele alla tua nuova vita, una vita normale? Ciao tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. Aia. No. Sì. Lo so, ma... Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Wow, ragazzi! Ok! Accettiamo l'offerta di Sam. Però, allo stesso tempo, ragazzi, stiamo dicendo una bugia alla nostra Elena. Non lo so, ragazzi, dai, scopriremo di più nella prossima puntata. Che influenza avrà questa scelta sulla storia? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Mi raccomando, ragazzi, supportate questa serie perché è veramente fantastica. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti e Max Shosh, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao!